siamo pronti per la 12ª giornata di campionato, Parma contro Lazio, gara molto sentita, molto attesa, anche perché ci sarà poi la sosta settimana prossima, quindi è obbligatorio cercare di risollevarsi dopo le ultime due sconfitte con Genoa e Juventus per ripartire di slancio e andare quindi appunto alla sosta con una posizione di classifica abbastanza tranquilla. Certo è che l'avversario è davvero di ottimo livello, la Lazio 3 punti sopra il Parma, 15 punti per la squadra bianco. Intanto occhio di Hernanes che entra in area dalla sinistra, dentro la sbucciano, close, l'allarga e fortunatamente ci salviamo sulla conclusione a botta sicura di Onazzi. Il Parma fa muro ma abbiamo rischiato tantissimo. Morbida di testa però la mette fuori ancora la Lazio. Marchioni da lì può calciare, buona la conclusione con il mancino da parte di Marco Marchioni. Palla che termina alta non di molto alla destra di Mark Ettelberg. Finalmente ecco, è stato un'azione, la prima possiamo... Keita può entrare in area, carica il destro, se la porta sul mancino, Keita, Mirante, in due tempi blocca l'Antonio, sì, la palla esce fortunatamente perché poi su Mirante si erano avventati Close e lo stesso Keita. Occhio Marchioni, questa è bella per Palladino, Ceradu, Obi da lì può calciare, limite Obi, deviazione, facile la parata di Marchioni. Una buona reazione, forse Cassano voleva la palla a sinistra ma ha fatto anche bene a calciare, era nella posizione giusta, aveva stoppato sì. Bene i giri giusti, ancora Marchioni però i migliori del Parma, Marchioni per la conclusione in porta da parte di Raffaele Palladino, la blocca Marchetti, però insomma stavolta finalmente una palla a Palladino. Onazzi preferisce andare largo, ancora dentro Keita di testa fuori di poco sul fondo e allora il break pubblicitario. Onazzi ha rischiato il gol al 40esimo su un cross della destra, largo sinistra, dai Nicolo punti, se ne va Sansone, zona tiro esterno della rete, ma finalmente un guizzo e chi lo porta? Lo porta il 21, lo porta Sansone, l'ha anche toccata forse Marchetti, contro tre Candreva entra in area, Candreva Keita salta il portiere, è incredibile, ancora da un nostro calcio d'angolo andiamo a beccare questo contropiede. Onestamente non ha ragione d'essere. Keita 1-0 dalla Lazio al quinto. 1-0 dalla Lazio al quinto col primo gol in campionato di Keita in Serie A, ma ripreso un fallo. Cassano la domestica, buona questa palla per Sansone, limite. Sansone vede la porta, Marchetti con i pugni. La palla resta lì di testa poi la Lazio. Si rifugia in corner, ma è un grande Sansone qui al terzo corner dalla sinistra, compie il terzo gol! E chi ha segnato? Il capitano Lucarelli, il capitano, 1-1 Lucarelli di testa sul cross alla sinistra su questo calcio d'angolo sul primo palo Lucarelli, un'azione che il Parma aveva. Keita la mette giù, entra in area dalla sinistra, Keita sul destro, Mirante non è possibile, non si fa sorprendere sul primo palo, bravo Antonio che salva il risultato, però allunga la barriera Candreva, Mirante si allunga, la mette in corner, non era facile, bravo Antonio che è sceso, sì è rimbalzata prima, la voleva vedere aria, no per piacere, Candreva zona tiro dal limite fuori, male che ha calciato piano e non gli è entrato il giro giusto, qui c'è, entra Cavando, vai rosso per Rossi. Rosso per Rosi, sì, gli ha detto qualcosa, non si può prendere rosso per Rosi. C'è rosso per Rosi diretto, avrà diretto, detto qualcosa di talmente grave, forse per un fallo che forse pretendeva al centro. Zoli fischia, è finita, va bene così. Parma-Lazio 1-1 al Tardini, la 12ª giornata di campionato.